Ben ritrovati, siamo qui nella nostra showroom con Nicola. Ciao Mattia, ciao, ciao a tutti. Ciao Nicola. Oggi vi vogliamo presentare una nuova serie di prodotti Genetics di Camsys per la distribuzione e networking di prodotti DMX, ovviamente DMX elettrico e DMX su rete. Nicola, spiegaci il range di prodotti switch e splitter DMX per la gestione della distribuzione, nodi GN. Vediamo la famiglia. Allora, qui davanti abbiamo una serie di prodotti tutti che compongono la gamma Genetics. Partiamo dallo switch, esiste la versione switch, la versione splitter, IP, montabile su truss, insomma nasce proprio per semplificare la distribuzione direttamente in truss. E poi abbiamo i tre nodi a disposizione, GN2, GN5, GN10, dove semplicemente il numero mi dà il numero di porte che ho a disposizione in uscita. Ora, il GN2 diciamo che va a sostituire il vecchio USB DMX due porte, mentre GN5 e GN10 sono appunto i nuovi nodi. Tutti possono essere utilizzati cavo di rete o USB-C. E in più vediamo anche un Tensing Button, ma questo vediamo dopo cosa serve. Lo scopriamo poi. Lo scopriamo nel tempo, esatto. Molto interessante, un'altra caratteristica fondamentale di questi prodotti è la gestione delle licenze di MagicQ. Come funziona? Allora, diciamo che in base al modo in cui lo andiamo a connettere abbiamo delle differenze. Sappiamo che dalle ultime versioni abbiamo a disposizione due modalità di sblocco, quindi abbiamo la Core Mode e la Full Unlocked Mode, diciamo. E, in generale GN10, GN5 fino a due computer in unlocked mode all'interno della rete. Comunque per tutto questo ti rimando e rimando tutti gli amici a casa al video che abbiamo postato sulla nostra pagina Instagram e YouTube, dove proprio parliamo di licenze per avere chiaro tutto il mondo e il nuovo mondo delle licenze all'interno di MagicQ. Tra altre cose, Nicola, su GN5 e GN10 abbiamo a bordo, oltre alla LAN, l'USB-C, che collegato direttamente su un PC mi sblocca in Unlocked Mode. Corretto, quindi lo posso usare direttamente attaccato al computer per se ho bisogno banalmente di 5 porte dirette dal computer o per tutti gli altri utilizzi che il mondo Genetics ci offre. Benissimo, quindi abbiamo una gamma completa, indubbiamente implementata con nuove funzioni, e qui entriamo nella parte esatto, sicuramente più interessante. Però Nicola, mi devi spiegare una cosa. Perché dovrei scegliere i prodotti della famiglia Genetics piuttosto che altri nodi che sono presenti sul mercato? Diciamo che ci sono diversi motivi. Tutti i nodi Genetics mi danno una serie di possibilità aggiuntive rispetto all'output di Arnet o SACN, come fanno diciamo tutti i nodi. La prima, una delle prime funzioni che mi dà in più è il fallback. Quindi ho la possibilità di andare a connettere la mia catena DMX su due porte, ovviamente prendendo l'output e invertendolo prima di inserirlo all'interno della porta. Cosa fa il nodo? Si mette in ascolto sull'ultima porta della catena, se vede che non gli rientra il segnale comincia a ributtarlo fuori anche da quella porta, quindi vuol dire che se mi si trancia un cavo continuerò ad avere flusso di segnale, fondamentalmente quello che succede con i LEDUL. E non avrò interruzione. Non avrò interruzione operativa. Questo è molto interessante, sì, perché non ho latenza. Esatto, è immediato. Parliamo di un frame a questo frame rate è pressoché nullo. Immediato. Benissimo. Oltre alla caratteristica che ci hai appena spiegato, Nicola, un altro aspetto importante di gestione segnali di queste macchine sono il merging. Corretto. Sono state implementate diverse funzionalità di merging per dare la possibilità di risolvere una serie di problemi, situazioni in cui ci si può trovare costantemente, diciamo. L'idea è quella di rendere semplice tutto il mondo merging. Faccio un esempio. Ho un locale dove ho la mia console resident, ma ogni tanto mi arriva il guest con la sua console. Io ad esempio posso impostare che vincerà sempre l'indirizzo IP più alto o più basso. Quindi mi basterà dire, per esempio, indirizzo IP più alto, io sto sul 20010, arriva qualcuno con IP 20015, avrà immediatamente la precedenza.
Questa cosa del merging in realtà si va anche a legare con una caratteristica successiva, che è il motivo per cui vediamo qui il Tenscene Button. Perché questi prodotti lavorano in sinergia con i Tenscene, per cui alla situazione di console resident, console guest, posso anche aggiungere i miei Tenscene Plate in giro per il mio locale, per la mia installazione, per fare in modo che se non ho segnale neanche dalla console, allora subentra il Tenscene Plate. Questo è molto utile per esempio per fare, non so, penso a uno scenario per la conferenza dove non c'è l'operatore ma è solo bianco. Le luci per pulire i servizi, per cui arriva il personale delle pulizie, arriva e si può accendere tutto il sistema. Insomma, diciamo che merging Tenscene vanno abbastanza di pari passo. Sul Tenscene noi ricordiamo che abbiamo 10 tasti e il GN5 GN10 ci dà la possibilità di registrare fino a 10 memorie, appunto. Beh, indubbiamente è un prodotto non solo nodo Arnet e distribuzione, ma molto di più. Esattamente. Questo è molto interessante anche perché l'ecosistema Genetics, soprattutto sulla serie GN, è tutta configurabile e controllabile sia da web che da MagiQ direttamente. Corretto, corretto. E in realtà questo nasce perché, questo è importante dirlo, la serie Genetics non deve necessariamente essere utilizzata per forza con CamSys. Quindi nessuno mi vieta di usare questo nodo con console di altri marchi. Di nuovo, penso all'esempio del locale, se mi arriva il guest che non utilizza CamSys, non è assolutamente un problema. E per questo, oltre alla gestione tramite MagiQ, posso gestirlo tramite il web browser. Bravo Nicola, che hai sottolineato il fatto che i prodotti Genetics possono essere utilizzati non solo con CamSys, ma con tutti i brand distribuiti sul mercato di prodotti lighting, perché arriviamo a un discorso molto interessante. Sì. Nei prodotti Genetics è stato implementato il trasporto dei protocolli più utilizzati su timecode. Corretto. Dietro ai nostri nodi abbiamo a disposizione una porta timecode in, LTC in, LTC out, una MIDI in e una MIDI out. Questo perché? Questo perché abbiamo la possibilità, ad esempio, di andarci a prendere il timecode, che solitamente lo troviamo dal fonico di palco, e trasportarlo direttamente al front of house tramite cavo di rete. Sappiamo che il timecode è un segnale digitale, non tutti i multicore digitali supportano il passaggio di timecode, in questo modo noi ce l'abbiamo, ma non ce l'abbiamo solo per CamSys, ma viene semplicemente convertito in timecode Artnet. Quindi ci sono tanti altri software che possono usufruire del fatto che su quella rete giri anche timecode Artnet. Penso, non so, ai laser, piuttosto che al video, insomma, viene fatta una conversione su un protocollo standard che appunto è timecode Arnet. Abbiamo inoltre la possibilità di far girare timecode su CamNet, quindi protocollo proprietario, questa volta solo con MagiQ. Questo però ci dà la possibilità, soprattutto in caso di installazioni magari un po' più complesse, di avere fino a 10 nodi che mi vanno a fare uno streaming di 10 timecode diversi. E quindi io potrò da MagiQ andare a impostare ogni QStack e dirgli: questa QStack ascolta il Genetics 1, questa il Genetics 2, questa il Genetics 3. Stesso discorso più o meno vale per il MIDI, perché anche il MIDI può viaggiare via rete. Sappiamo che il MIDI crea problemi spesso sulle lunghezze dei cavi, riusciamo a trasportarlo via rete, questa volta però il MIDI solo CamSys, solo sul mondo CamSys, insomma, non lo posso avere aperto a tutti gli altri. Grazie Nicola, che hai sottolineato una caratteristica importante di questi prodotti, ovvero che sono compatibili ovviamente con CamSys e MagiQ, ma possono sicuramente lavorare anche con brand differenti. Anche perché ci porta una caratteristica interessante, che è l'implementazione su GN5 GN10 del mondo timecode LTC ed MTC. Esatto. Diciamo che il mondo Genetics ci dà la possibilità di trasportare timecode sia LTC che MIDI su cavo di rete, e questo ci va a risolvere una serie di problemi. Partiamo dall'LTC, ci sono alcuni multicore digitali che non mi danno la possibilità di trasportare LTC su multicore audio e quindi devo farlo in qualche modo arrivare in regia. Timecode tendenzialmente si prende dal fonico di palco. Il MIDI ha dei seri problemi di lunghezza di segnale, di lunghezza di cavo.
Ecco quindi che ho la possibilità di trasportarlo via rete. Ora, cosa succede? Per quanto riguarda LTC, l'LTC viene preso e convertito in ARPANET, quindi timecode ARPANET, timecode che può essere letto da tutte le macchine, indipendentemente dal fatto che siano CAMSIS, all'interno della rete. Quindi ho la possibilità, per esempio, di distribuire tramite ARPANET il timecode ai laser, al video o a chi ne può aver bisogno, che ovviamente sia in grado di leggere timecode ARPANET. Per il discorso MIDI è un po' diverso, perché il MIDI non esiste un protocollo di rete per quanto riguarda il MIDI, quindi viene trasportato solo in CAMNET. Rimane però il fatto che i miei nodi hanno a disposizione una porta out, quindi ho la possibilità di prendere il mio timecode a palco, trasportarlo via rete e poi utilizzare la porta LTC out per avere di nuovo dell'LTC disponibile per chiunque ne abbia bisogno in regia. E questo, lo ripeto, indipendentemente dal fatto che utilizzi CAMSIS o meno. C'è poi una funzione speciale, diciamo, per quanto riguarda invece solo il mondo CAMSIS, cioè ho la possibilità di avere fino a 10 Genetics che ricevono 10 sorgenti timecode diverse e andare ad applicare a ogni singola QStack solo il timecode che deve ascoltare. Penso a un'installazione magari un po' più complessa, ecco che ho la possibilità di avere timecode separati, cosa che finora è sempre stata complessa, perché lo streaming timecode è sempre stato uno solo. Quindi, insomma, tante cose non necessariamente legate all'avere una console CAMSIS, che sia QIQ o MGQ. Spero di aver risposto alla tua domanda, cioè perché scegliere un nodo Genetics piuttosto che un nodo di terze parti. Grazie Nicola per averci spiegato questi nuovi prodotti. Un saluto a tutti, vi ricordiamo di seguirci sui nostri social per rimanere aggiornati sulle tecnologie distribuite da AudioSales. Vi ricordiamo inoltre di seguire la nostra pagina CAMSIS Italia per rimanere aggiornati su tutti i contenuti del mondo CAMSIS.